adesso chiedo alla dottoressa Lucia Iuzzolini, che è dello SPRAR, appunto l'accoglienza di secondo livello, è il responsabile dell'ufficio legale, che noi conosciamo bene per essere stata spesso punto di riferimento fino a ieri, no, ma lo è anche oggi in quanto referente per la Sicilia. Grazie dottoressa Iuzzolini, le cedo la parola per il suo intervento. Volevo ringraziare per gli illustri interventi che mi hanno preceduto e grazie soprattutto per aver permesso al servizio centrale di essere qui al tavolo. Porto i saluti della mia direttrice, la dottoressa Daniela Di Capua, che per una serie di impegni che sono emersi in maniera improvvisa non è potuta essere qui e quindi mi trovo a sostituirla. Per quanto riguarda il mio intervento, avrà ad oggetto fondamentalmente una fotografia dello stato attuale relativamente al sistema di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati. Forse erano all'interno di una... c'erano delle slide giusto per evitare di stancarvi. Va bene, non fa niente. Non è... Allora, intanto mi avvio. Dunque, per quanto riguarda i richiedenti protezione internazionale, terrei a fare una parentesi iniziale relativamente alla tipologia di migrazione che noi accogliamo. Pertanto si chiama migrazione coattiva, ovvero persone che non hanno nessuna intenzione di spostarsi dal proprio paese di origine per allontanarsi ed arrivare in un altro paese. Chiedo scusa. Ah, ok. Dunque, la situazione che è stata illustrata poc'anzi dalla dottoressa Scotto-Lavina quella relativa al piano di accoglienza che è stato varato dalla conferenza unificata il 10 luglio del 2014 e ha ad oggetto lo scopo di fronteggiare quello che è il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati. Che cosa per in maniera molto dettagliata è stato determinato che cosa contiene? Grazie. Che cosa contiene il piano di accoglienza? Per la prima volta, come avrete potuto notare, si parla sostanzialmente di una serie di attività susseguenti e non parallele, in modo da creare una situazione relativa all'accoglienza assolutamente conseguenziale, che quindi accompagni il richiedente protezione internazionale dal momento dello sbarco al momento dell'uscita con tutti gli strumenti per potersi integrare sul territorio. Noi molto spesso tendiamo a parlare di riconquista della propria autonomia ed è proprio così, nel senso che in realtà l'integrazione non è qualcosa che si può somministrare, l'integrazione è qualcosa che dipende individualmente dal soggetto ed è secondo noi direttamente proporzionale al numero di strumenti che sono stati messi a disposizione della persona per poter leggere il territorio che in quel momento abitano. Non è facile riuscire a far leggere, per esempio, un apparato burocratico situazioni come quelle di moltissimi paesi nei quali sostanzialmente non è presente uno Stato da sempre o comunque da qua, almeno dal momento della nascita del richiedente protezione internazionale. La medesima cosa per quanto riguarda anche la certificazione della nascita. Per noi è un elemento fondamentale. In molti altri paesi la prima cosa che viene fatta per eliminare l'identità di uno Stato è quello di bruciare le anagrafi, quindi sostanzialmente risalire diventa una situazione veramente estremamente impegnativa.
così come anche semplicemente l'affitto di un immobile, piuttosto che l'obbligatorietà della scuola, piuttosto che una serie di tutele che vengono garantite al cittadino, sono in realtà una serie di strumenti che per noi sono assodati, per l'appunto sono dei diritti soggettivi che appartengono all'individuo, ma che dall'altra parte in un certo senso vanno fatti scoprire, perché non è sempre detto che il richiedente protezione internazionale titolare ne abbia con contezza nel momento in cui arriva all'interno del nostro territorio. Quindi sostanzialmente all'interno di questo piano vi è questa idea fondamentale che si sta cercando di realizzare, e molti dei passi che sono stati esplicitati dal prefetto Scotto Lavina sono in fase, no, di immediata realizzazione. In effetti è un apparato burocratico come quello dello Stato che si sta muovendo in maniera estremamente celere per fronteggiare una situazione sicuramente emergenziale. Vediamo quali erano i principi. I principi erano quelli di garantire un'accoglienza che fosse il più possibile qualificata per i minori stranieri non accompagnati, perché a monte che cosa si è verificato nei precedenti anni di accoglienza, che comunque il numero dei minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale, ma anche che non intendevano fare richiesta di protezione internazionale, è aumentato ed era in crescita in maniera esponenziale. Quindi era necessario riuscire ad approntare un sistema che da una parte offrisse un sistema qualificato di prima accoglienza e dall'altra parte permettesse, attraverso un'accoglienza sistematizzata sul territorio dello Stato, l'inserimento all'interno dello SPRAR. Questo come si sta realizzando? Sono stati creati delle macro progettualità che prendono il nome in maniera di hub per minori dedicati a minori stranieri non accompagnati, e successivamente l'accoglienza diffusa all'interno del sistema di protezione per richiedenti protezione internazionale. È stato con la legge di stabilità, esattamente con gli articoli 171 e 183, questo lo ricordo perché per noi è stato particolarmente importante, perché ha segnato una svolta, nel senso che il sistema di protezione per la prima volta ha aperto l'accoglienza non soltanto ai minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione, ma anche ai minori stranieri accompagnati tout court. Questo che cosa significa? Lo sanno bene e lo sapranno bene gli operatori con i quali ci confronteremo a lungo. È una piccola rivoluzione, perché comunque diverse sono le finalità che chiaramente ci sono nella progettualità di accoglienza per un richiedente protezione e invece per un minore che non intende effettuare domanda di protezione internazionale. Ricordiamo che il sistema di protezione ha avuto un aumento esponenziale dal 2000 con il triennio 2014-2016 estremamente impegnativo. Infatti siamo passati da un sistema di accoglienza che aveva una progettualità legata all'accoglienza di 3.000 posti, quindi con un turnover che generalmente tende a duplicarsi, ad un'accoglienza di oltre 20.000 posti, di oltre 20.000 posti. Infatti i dati più recenti sono quelli relativi ai posti finanziati sino all'11 giugno 2015, sino alla settimana scorsa. Pertanto noi abbiamo avuto finanziati 21.449 posti, per cui 959 dedicati ai minori stranieri non accompagnati e 280 posti dedicati a persone che hanno una vulnerabilità psicologica e mentale. Oppure una prolungata necessità di accoglienza perché hanno bisogno di una riabilitazione fisica. Anche questa è stata una grande evoluzione per quanto riguarda lo SPRAR, perché ci si era resi conto, soprattutto con una serie di passaggi forzati attraverso per esempio i
territori del Nord Africa, che i richiedenti protezione internazionale che arrivavano sempre più indeboliti dal punto di vista psicologico, e non c'era un'adeguata accoglienza. Noi non avevamo come sistema nazionale di protezione un'accoglienza adeguata per i richiedenti protezione internazionale che avessero un disagio psicologico. Quindi ci siamo industriati prima attraverso una situazione assolutamente progettuale, e poi successivamente sono stati messi a sistema, adesso sono stati implementati delle progettualità che hanno dei numeri molto piccoli di accoglienza, ricordiamo tra i 4 e gli 8 accolti, che garantiscano un supporto particolarmente qualificato per quanto riguarda la parte psicosociale o di etnopsichiatria. Ritorniamo a dove siamo arrivati, quindi alla conferenza del 10 luglio del 2014, quindi è stata implementata tutta la situazione relativamente all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, non soltanto richiedenti protezione, ma anche non accompagnati tout court. È stata strutturata l'istituzione di hub regionali. Questi hub regionali saranno sostanzialmente dei centri di raccolta che avranno dei compiti che saranno strutturati, determinati, ben determinati nel tempo, relativamente all'identificazione, alla somministrazione del primo screening sanitario e così via. Attualmente non sono ancora partiti, tranne l'hub di Bologna, che ospita 250 richiedenti protezione, nel quale vengono somministrate esattamente le cosiddette prime cure, quindi appunto l'identificazione, lo screening sanitario, e così via. Verrà implementato ulteriormente verosimilmente il numero anche dei posti di accoglienza dello SPRAR. Infatti è prevista la pubblicazione di un nuovo bando SPRAR nel corso dell'anno, di questo anno, questo per permettere ad ulteriori enti locali che vogliano partecipare di potervi aderire. Sono stati istituiti tavoli regionali di coordinamento. Che cosa sono? Sono dei tavoli che necessariamente riuniscono le forze sul territorio per poter dialogare, no? E qui mi rifaccio a quello che lei molto giustamente aveva detto all'inizio, per il modo che si possa dialogare in merito all'obiettivo comune, perché poi alla fine ci muoviamo tutti nella stessa direzione. In realtà i tavoli di coordinamento regionali, per quanto riguarda il servizio centrale, partecipiamo in quelli di tutte le regioni ad eccezione della Emilia Romagna, della Campania, del Trentino Alto Adige e della Lombardia. Inoltre è stato pubblicato un ulteriore bando per quanto riguarda l'accoglienza dei minori di SPRAR minori. Allora, i principi quali erano? Gli obiettivi sono sicuramente quelli relativi a uno snellimento dei tempi dell'accoglienza e una certezza dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale all'interno di un sistema ad hoc predisposto. Pertanto, anche in questo caso si stanno ottemperando le finalità. Ricordiamo, come è stato detto precedentemente, che sono state notevolmente aumentate le commissioni territoriali per la valutazione delle domande di protezione internazionale. Sono state ampliate in una maniera importante, infatti precedentemente erano 10, adesso sono diventate 20, con la possibilità di poter triplicare, quindi di poter arrivare a 30 sezioni, quindi un numero particolarmente importante per quanto riguarda le audizioni. Quindi sono e anche dal punto di vista, questo porterà con sé in maniera a cascata anche uno snellimento dei tempi dei ricorsi. È inevitabile, perché seguiranno i luoghi, le commissioni, come dire, i tribunali presenti verosimilmente nei distretti di Corte d'Appello, dove sono le commissioni. Quindi, essendo più commissioni disseminate sul territorio, ovviamente saranno più tribunali, quindi meno situazioni congestionate come invece sono state fino ad ora.
infatti tra l'altro abbiamo lì una situazione particolarmente disomogenea anche sul territorio dello Stato. L'altra volta sto ragionando con una collega e mi diceva che i tempi nel suo territorio, che era quello di Catania, per un ricorso si arrivavano a circa 4 anni, quindi questo da un punto di vista di sospensione di ciò che sostanzialmente è un richiedente protezione diventa un tempo veramente inconciliabile, no? Con quella che è la identificazione di una progettualità. Quindi sostanzialmente le attività che stiamo portando avanti sono tantissime proprio per riuscire a tenere il passo con quelle che sono le necessità dall'esterno. È evidente che forse paghiamo un po' lo scotto da un certo punto di vista di lavorare sempre un po' sull'emergenza, quindi sostanzialmente adesso ci rendiamo conto, no, che della mole di lavoro da fare. Dall'altra parte è anche vero che è una sorta di congiuntura intorno alla quale ci stiamo muovendo, che coinvolge l'Europa tutta, così come coinvolge l'Italia, così come coinvolge i singoli enti locali. Non a caso noi adesso molto spesso uno dei principali problemi è quello di vedere fin troppo il singolo, il singolo nel quale viviamo. In realtà è tutto il sistema europeo che in qualche modo si sta muovendo, per esempio verso un'unica determinazione della procedura di asilo, così come veniva giustamente prima determinato dalla prefetta l'idea di un unico permesso, riconoscimento amministrativo rilasciato per esempio in Italia, che valga anche in altri territori dello Stato. E sulla scorta di questo vi sono una serie di recepimenti di direttive, così come quello relativo alla recepimento della direttiva dei lungo soggiornanti, per cui permette per esempio a coloro i quali abbiano già ottenuto una forma di protezione internazionale dopo 5 anni di ottenere il primo vero permesso di soggiorno europeo, cioè un permesso di soggiorno che permetta di circolare sul territorio dell'Unione in maniera assolutamente libera, e anche di poter, quindi non vincolata ai 90 giorni invece di movimento e poi di obbligatorietà di rientro all'interno, e nello stesso tempo anche la possibilità di poter trovare il lavoro in altri stati, compatibilmente con le politiche del lavoro degli altri stati dell'Unione. Quindi sostanzialmente è importante confrontarsi su quelli che sono i dati normativi. È vero, quando c'è caos c'è bisogno di un punto di riferimento forte. Il nostro punto di riferimento in questo momento è la norma. È la norma, tra l'altro la norma costituzionale, che garantisce la più alta tutela per quanto riguarda l'esplicazione dei diritti soggettivi del richiedente protezione internazionale al pari di un cittadino, proprio perché li estende a tutte le persone che sono presenti sul territorio dello Stato. Inoltre, volendo fare un passaggio, verifico solo un attimo i tempi, per quanto riguarda un passaggio relativamente agli obiettivi dello SPRAR, ci tengo a sottolineare che di fatto si tratta di quella che viene identificata come accoglienza integrata. Che cosa si intende per questo? In confrontandomi anche con dei colleghi europei, è difficile riuscire a trovare una situazione simile a quella italiana in altri paesi. Non a caso siamo letteralmente oggetto di studio, il dottor Salerino lo sa perché spesso e volentieri, tra l'altro Ragusa, proprio per l'eccellente relazione che c'è tra il terzo settore, tra la prefettura, la questura, diventa sicuramente un elemento di grande armonia come esempio. Però dall'altra parte il sistema SPRAR ha come obiettivo quello di garantire che cosa? Una sorta di dote di conoscenza che poi il richiedente, il rifugiato, la persona protetta internazionale o che ha una protezione governativa come quella umanitaria possa spendere sul territorio, ovunque esso si trovi, da Breno a Canicattì Bagni, che non a caso sono due luoghi dove sorgono le progettualità dello SPRAR. Tra l'altro, volendo tornare a delle situazioni che sempre più spesso si stanno ripetendo negli ultimi tempi, la situazione legata molto spesso agli introiti, no? Questi famigerati 35 euro, comunque qualcosa che può essere anche superiore, perché quando parliamo di persone vulnerabili la somma è differente. Ci terrei a ricordare che
Per quanto riguarda lo SPRAR, non c'è alcuna ricchezza che viene prodotta, tutt'al più si produce quello che è un circuito virtuoso per quanto riguarda il reddito interno della comunità. Tutto in realtà viene speso successivamente a cascata sul territorio in beni e servizi. Non a caso le equip sono delle equip territoriali, le strutture diffuse sono delle strutture sul territorio. L'altra volta stavo parlando con un sindaco di un piccolo comune e mi disse: a me non importa niente, a me importa che facciate la spesa ora da una parte e ora dall'altra, c'erano solo due negozi alimentari, perché così lui era tranquillo che non ci sarebbero state delle difficoltà. Inoltre vengono attivati una serie di servizi al pari del terzo dei servizi fondamentali, quali per esempio le scuole. Tra l'altro è stato fatto un interessantissimo documentario, se vi capita, se avrete voglia, potrete visitare il sito del servizio centrale, lo abbiamo inserito, di una scuola sempre del sud Italia e di un sindaco che si piccava estremamente perché diceva: non voglio essere ricordato come il sindaco che chiuderà le scuole, perché non c'erano più minori. Quindi a quel punto la prima cosa che fece fu quella di chiedere a tutti i maggiorenni di oltre 70 anni di iscriversi a scuola per evitare la chiusura, e ha partecipato successivamente al bando dello SPRAR, ma il suo obiettivo era quello di ripopolare le scuole, e adesso con orgoglio ha delle classi assolutamente multietniche. Quindi fondamentalmente la ricaduta da un punto di vista sociale, di conoscenza, è grande, è importante, ed è inutile trincerarsi dietro inutili paure o comunque delle situazioni non conosciute, proprio perché è evidente che il tessuto nel quale è imbrigliato il richiedente protezione internazionale è qualcosa che probabilmente noi nella maggior parte dei casi non riusciamo neanche ad immaginare, se non ce lo vuole raccontare lui stesso. Quindi è una situazione estremamente impegnativa. Quindi la cosa che noi possiamo fare è esclusivamente quella di valorizzare il valore aggiunto, cioè dare un senso a tutto quello che viene fatto attraverso una rete sul territorio. Quindi quanto più ampia la rete, tanto più fluido diventano i rapporti, quindi attraverso con le scuole, con l'ufficio delle entrate. Tantissime situazioni sono state sbloccate semplicemente studiando insieme la norma, e quindi ponendosi nell'ottica sia di chi riceve ma sia dall'altra parte di chi deve formulare la richiesta di un diritto. L'ultimo elemento che, se mi posso permettere, a me è piaciuto moltissimo il discorso iniziale relativamente all'etica. È una parola molto grande, una parola nel cui significato io non mi inserisco, perché è troppo importante. Volendo semplicemente ricondurla a quello che è il nostro obiettivo, è sicuramente l'etica della valorizzazione dei nostri interventi, cioè nel senso essere totalmente orgogliosi del tipo di rete che stiamo portando in costruzione, ricordandoci sempre fondamentalmente che è vero che facciamo una netta distinzione tra categorie vulnerabili e ordinarie, ma in realtà la nostra tipologia di accoglienza è esclusivamente per persone altamente vulnerabili, che hanno dei tessuti altamente conflittuali e che quindi in questo momento stanno esclusivamente chiedendo l'applicazione di un diritto da noi riconosciuto. Grazie. Grazie. Grazie a Lucia Iuzzolini. Confermo che è una straordinaria avventura umana, culturale, quella che ci sta capitando di vivere agli operatori di questo territorio per tanti motivi.